Questo programma è offerto da Fantasia Store. Stai cercando un sito per comprare i tuoi gadget preferiti di Yu-Gi-Oh, Pokémon, giochi di ruolo, Magic o dei Funko? Guarda quanti Funko! E guarda che belle queste espansioni dei Pokémon! Beh, Fantasia Store fa il caso tuo, il link è in descrizione, scegli quello che vuoi comprare, procedi al checkout e soprattutto utilizza il codice sconto DREAD5 che ti consente di avere il 5% di sconto su ogni acquisto. Fantasia Store, link in descrizione. Guardate quanto è bello, guardate quanta polvere, questo coso c'ha più anni di voi. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio secondo canale oggi, 13esimo. Boh, appuntamento con Pokémon Platino. Prima di iniziare ovviamente vi ricordo che in descrizione c'è il link di Fantasia Store. Ovviamente cliccate. Utilizzate il codice sconto DREAD5 per avere il 5% di sconto su tutti i prodotti non già in sconto. Quindi mi raccomando, utilizzatelo. Se non lo utilizzate vi arriva un cartone sull'occhio sinistro. Grazie mille a tutti per i commenti. Lasciate un like, arriviamo a 8000 like. Se arriviamo a 8000 like utilizzerò queste forbici per eseguire una operazione a cuore aperto sulla mia fidanzata. Ve prego, arriviamoci. Come ho detto nella puntata precedente, questo episodio lo sto registrando prima che esca l'episodio 12. I consigli che mi avete dato non li ho letti. Questa settimana che state vedendo questo video, io sono al mare. In questo momento sto con le mie palle a mollo mentre voi state guardando questo video. E nei commenti ci sarà un commento mio fissato con scritto "sto con le palle a mollo", ve lo posso assicurare. Vi farò delle domande in questo episodio, comunque rispondetemi perché mi saranno utili magari in futuro. Anche l'episodio di sabato, perché il prossimo episodio ci sarà sabato, non giovedì. Questa settimana ci saranno solo due episodi di Pokémon, lo registrerò adesso prima di partire. Anche in quel caso non seguirò i vostri consigli di oggi, ma comunque rispondetemi perché sicuramente in futuro mi saranno utili. Allora, io direi di non perdere tempo e immergerci immediatamente nella regione di Sinnoh. L'altra volta ci eravamo lasciati in questa situazione, eravamo davanti alla biblioteca con Finanza. Ovviamente non ho fatto assolutamente nessun progresso rispetto alla fine dell'episodio scorso perché lo sto registrando 10 minuti dopo. Mi sembrerebbe assurdo aver fatto dei progressi, no? Bene. In realtà vado in biblioteca. In realtà, let's go to the biblioteca. Sei una lumaca? Tua madre è una puttana, che dici? Che lentezza. Vabbè. Ah, ma ha detto sei una lumaca perché ci ho messo tanto ad arrivare da lui, ma è matto. Ok, biblioteca. Che mi dice questa signorina dal cappello blu? Questa è la biblioteca di Cannalipoli. Mi raccomando, non fare rumore. Tranquilla! Io devo capire perché Finanza è entrato qua dentro, ma ci sono dei cosi nascosti? Porcazzo. Allora, andiamo su, vediamo che succede. I libri al secondo piano sono abbastanza facili, questi sono troppo difficili, non li capisco. Che cazzo vuol dire? Sugli scaffali ci sono libri che sembrano essere stati letti da molta gente. Va bene. Non capisco l'utilità della biblioteca. Non portare cibo, ma sti cazzi, io porto quello che cazzo mi pare, non hai capito? Finanza, vieni Ciro da questa parte. Finanza, stai. È quel... ma quello è il professore matto, lo sapevo che andavamo da lui. Eccomi nonnino. Come nonnino? Io aspetto più in là. Ma come? Ah, è Rowan. Ah, fanculo. Bene, ci siamo tutti finalmente, Ciro. E voi tutti, attenzione. Oddio, ci sta per dire una cosa molto importante. Io studio l'evoluzione dei Pokémon. Ma più studio e più scopo... scopro cose misteriose. Cosa li rende diversi gli uni dagli altri? Non lo sapremo mai, caro professore. Non lo sapremo mai. È un mistero che ci porteremo nella tomba. Forse Pokémon leggendari sono creature perfette? Magari no. A questo punto è entrato in gioco voi. Sembra che nei tre laghi di Sinnoh ci siano dei Pokémon miraggio. Oddio, l'inizio dei leggendari: Dalgia, Palkia e Mitrolozis. Non credo esista Mitrolozis. Se riuscissimo ad avere informazioni su di loro, potremmo scoprire come si evolvono. Oddio, episodio leggendario. Mi sento Mario. Fatto la rima. Ho bisogno di un aiuto, va bene. Vorrei che mi aiutasse a trovare questi Pokémon. Va benissimo. Io non ho ricevuto il. Ma come finanza? C'è il Pokédex. Anzi, Finanza è inutile. Chi è che se l'è data a gambe prima di ricevere il Pokédex? Proprio tu coglione. Ah, c'è anche Lucinda. Vieni anche tu, certo, certo. I laghi sono tre, casualmente voi siete tre. Quindi direi che dovreste separarvi e fare indagini ognuno per conto proprio. Tu vai al lago Verità. Finanza, voglio che tu vada a fare indagini al lago Arguzia, che ancora non abbiamo scoperto. E infatti fino a Nevepoli. Resta Ciro che andrà arriva Valore, va bene. Tra Rupepoli e Pratopoli, certo. Oh no! Dodum? Che cosa c'è scritto? Dodum? Che cazzo era? Un terremoto? La TV, guardiamo il notiziario. Holy shit, è esploso un vulcano. Il Vesuvio, è successo di nuovo. No ragazzi, anche qui. Ciò che vi abbiamo appena mostrato è stato ripreso in diretta. Che culo. Fate attenzione quando scendete le scale. Oddio, tutti che corrono, tutti che impazziscono. Ma sono matti. Vabbè, io me la prendo un attimo con calma. Sì, adesso vado. Non ti preoccupare, fammi parlare con due ragazzi. Mi sembra di ballare ancora. Cazzo, questa è stata pericolosa, eh. Era un terremoto. Sì. Era un cazzo di terremoto. Sarà stato Mitrozis, eh. Raga, mi scrivete un nome di un Pokémon nei commenti completamente inventato. Inventatevi un nome di un leggendario, vi prego. Per la decima generazione di Pokémon, Mitrozis sarà il numero uno. Oddio, chi è? Sembra che ci sia stata un'enorme esplosione al lago Valore. Va bene, andiamo, frate, andiamo. Io vado, un terribile presentimento. Levate dal cassa, coglione. Guarda, Finanza, è sempre in movimento. Mortacci loro, mai fermi. Devo chiederti di andare al lago Valore. Non è possibile che sia tutto a posto. Va bene, andiamo al lago Valore. Lascia che ti ricordi che bisogna essere. Raga, non me ne frega un cazzo, frate. Frate, mi lasci perdere. Ok, quindi entriamo a gamba tesa nel mistero del lago Valore, a gamba tesa nel mistero dei leggendari e a gamba tesa
Basta. Allora, dove cazzo era il lago Valore? Paratopoli. Era qua? Oddio, non mi ricordo. Oddio, non mi ricordo. Vedi, una cosa che manca in Pokémon è un elenco di missioni che stai facendo. Allora, proviamo da qua giù. Ma siamo sicuri che è qua? Sì, Riva Valore. Era lago Valore, ha detto, no? Cioè, non mi posso sbagliare. Vabbè, andiamo, let's go. Oh, merda, ma fanculo, che palle. Ok, si può entrare, si può entrare, si può entrare. Si può bucare? Air Team Gangiasia. Stanno a far bordello. Fa una botta, coglioni. Ah, no, prossima fermata, lago Verità. Il segno di civiltà più vicino è quella sottospecie di città chiamata Due Foglie. T'ammazzo, frate. Potremmo proseguire in contrastrati. In contrastrati, no. Ma questo Magikarp, ma sta morendo, ragazzi. Ma qualcuno salvi questo Magikarp. Un Magikarp muove pigramente le penne, ma mettetelo in acqua. Ma c'è dell'acqua lì a fianco. Ma è pieno di Magikarp. Ma che è? Un bordello. Allora, ci sono troppi oggetti in game, raga. Lagga un po' l'emulatore. E il DS. Guarda qua, gente, oh. Ma è pieno di gente. Che sta succedendo, oh? Ma è un bordello. Ma che cos'è? Ma che è? Un'orgia di Magikarp. Andiamo giù. Famose questi. La libertà è un'avventura che non finisce mai. Abbiamo finito, mi sa. Ma qua si può salire? No. Allora qua c'è un ingresso. Ma prima di entrare all'ingresso, che secondo me potrebbe essere abbastanza importante, andiamo da qua. Cioè, fammi vedere sto muro di Magikarp. Cioè, sì, ma te pare normale? Neanche il Team Galassia sa che farsene dei Magikarp. Che Pokémon inutili. Ma poracci, ma che t'hanno fatto? Vabbè, allora entriamo nella grotta. Nella grotta, a forma di grotta. Andiamo in grotta. Cazzo, che grotta. Grotta Valore. Oddio, chi sei? La missione procede senza intoppi. Il capo dovrebbe essere soddisfatto. Tutto per tutti e per il bene del Team Galassia. Oddio, ma chi sei? Ma sei matto? Non sei tu che hai assaltato l'edificio del Team Galassia? No, non so di che parli, bro. Chiunque si opponga deve essere annientato. Ma che stai dicendo? Ah, vuoi fa botte? Oddio, lui mi sa che è capo Team Galassia supremo, eh? Saturno comandante! Non hai speranze. Cioè, ma qualcuno ha veramente mai perso contro di questi? Cioè, se può perdere. Ma raga, ma quanto cazzo è veloce Golbat? Su, ma levi dai coglioni, per favore. Potete dar 42, è huge. Bronzor. Guardate questa, guarda quanto sono diventato forte, frate. Guarda che belva che sono. Qui gli fai questo e si prova lanciafiamme. Indovina un po', è super efficace, bro. Guarda. GG. Qui ricambi perché ti mandano il tossico. Se ti mandano il tossico, tu fai questo. E perché fai questo? Perché gli fai terremoto, indovina un po'? Bro, ti saluto, te sallustio. Comunque c'hanno i livelli, i Pokémon molto alti di livello, eh. Quanto duri, frate? Dai, leva dal cazzo. Vabbè, ormai siamo i re dei Pokémon, abbiamo capito. Dai, leva dal cazzo, coglione. Oh no, neanche io come comandante sono riuscito a guadagnare tempo. È finita così. Non riuscirei mai ad arrestare il corso del tempo. Il Team Galassia catturerà i 3 Pokémon leggendari dei laghi, non credo. Creeremo un universo completamente nuovo, ma inutile. No, si è dato. Mi sa che adesso si prosegue. Ma qua non c'è niente di nascosto? Ma è impossibile, bro. Niente. Cioè, è inutile questo luogo. Serviva solo per far culo a sto stronzo. Boh, vabbè, allora usciamo. E sicuramente proseguiamo oltre i Magikarp adesso. Allora, torniamo su, vediamo che. Se si sono torti. Ah no, però se n'è andata. Che tu fa? Bisogna andarsene già. Che abbiamo già fatto? Mi sa che devo andare a Riva Verità adesso. Perché dovrebbe esserci Martes, la martellatrice di cazzi. Allora, proviamo ad andare al lago. Dov'è? Ah, certo, era quello all'inizio, ovvio, sono un coglione. Ok, quindi tecnicamente adesso qua è pieno di gente. È full people. Ma il professore è stato rapito. Ciro, che tempismo. Quei tipacci del Team Galassia sono alla ricerca del Pokémon. Lo prendo io. Di aiutare Lucinda, non ti preoccupare, Lucinda. Una bella bacchetta per te. Velocità. Ciro, il Team Galassia hanno portato via il Pokémon del lago. Oh no, Mesprit. Non sono riuscito a sconfiggerla. Chi è, oh? Ah, è Martes. Ti dirò di nuovo chi sono. Io sono Martes, un comandante del Team Galassia. Sinceramente, non me ne frega un cazzo. Siete qui per salvare qualcuno, no? Per rubarti il tuo cazzo di Pokémon leggendario. Vi batteremo, bro. Ti giuro, non penso ci sia qualcuno che abbia perso contro di te nel mondo. Allora, ira di droga. Così gli levamo 40. Io ho sbagliato totalmente. Va bene, via. Però almeno adesso lo sciottiamo. Via. Prossimo, Bronzor. Cambio Pokémon, bro. Ormai sono il re. Piccolo lanciafiamme. Guarda che bello. Guarda che bella animazione. Guarda come lo abbrustolisce. Questo coglione di merda fatto di metallo. Cazzo, ti sciolgo. Shit, effettivamente l'ha tipo sciolto. Via, cazzo, via. Terzo, Purugli. Non mi ricordo chi è. Vabbè, ti do fuoco pure a te, sì. Sì, bruciapelo. Ma come te? No, ma li mortacci tua. Ha distrutto. Fallo fuori. Merda. Vabbè, sì. Allora, io non ti ucciderò. Io ti disintegrerò. Io purtroppo devo disintegrarti. Ah, come godo. Ah, come godo. 8 di vita, come godo. Veloce. Ah, come godo. 8 di vita, godo. Si è capito che godo? Ok, è stato veramente semplice. Prima l'impianto, ora il lago. È tutto per colpa tua. Cioè, non dovrebbe succedere al comandante del team. Forse dovrei essere io il comandante del Team Galassia.
galassia. I Pokémon dei tre laghi in qualche modo sono tutti collegati. Grazie alla prova di Saturno al lago Valore è apparsa una grotta. Ci sono stato. Era la grotta dove dormiva il Pokémon Mesprit. Merda. Mesprit è comparso anche per aiutare i suoi amici. Merda. Ci è andata proprio bene. Così abbiamo catturato Mesprit, essere delle emozioni. Azelf, essere della volontà. Uxie, essere della conoscenza. Che erano i tre Pokémon che leggevamo l'altra volta. Cioè, che ci dicevano l'altra volta nella città. E ora che li abbiamo tutti, potrei vedere quali sono i piani che il Team Galassia ha per loro. Merda. È successo anche al lago Valore. Un altro Pokémon leggendario è stato portato via dal Team Galassia. Professore, lei è veramente una persona inutile. Ho bisogno che tu vada subito al lago Arguzia. Va bene, andiamo al lago Arguzia. Però per andare alla Garguzia, scusa un attimo. Arriva Arguzia, holy shit. Quindi bisogna andare ai Evopoli, proseguire. Ci posso fotte? Ma intanto curiamo sei Pokémon. Allora, quindi, possiamo proseguire la nostra meravigliosa avventura andando verso Finanza. Perché probabilmente mi sa che gli demanda a salvare culo, perché sarà sicuramente nel merdaio. Alla mappa città, alla destra, poi su. Ok, ma devo prendere il monte Cazzata? Non credo. No, non mi diserve Spaccaroccia. No, non mi diserve Spaccaroccia. Mi sa di sì, Che se entro qua, a parte serve Spaccaroccia per... Là c'è forza anche da usare. Allora, un attimo. Allora, come se non fosse successo niente. Purtroppo, Bidoff non impara forza, quindi ho dovuto prendere Danny. Poi mi direte perché. Boh, magari serve forza, capito? Quindi non vorrei darlo per scontato. Vorrei un attimo scendere giù, però, perché... Allora, intanto voglio vedere questo che roba è. Oh, provocazione. Ma non la utilizzerò mai. Però sono coglione in realtà, perché qua non si può fare surf. Quindi la strada giusta è qui. Quindi probabilmente Bidoff neanche serviva. Ah no, mi sa di sì invece. Eh sì. Pacca tutto, bro. Ok. Via al cazzo, dai, Danny. Dai. Allora, qua altri oggettopoli. Fune di figa. Va bene. La fune di figa, però. Infatti, qua c'è altro. Sposta tutto, bro. Comunque è ottimo che forza rimane attivo. Nei vecchi giochi Pokémon dovevi ricliccarlo ogni volta. Ma dentro le rocce che si possono spaccare, ora entriamo lì dentro. Si possono trovare degli oggetti, dei Pokémon. O stanno qui solo per un percazzo? Quanto pare stanno qua solo per un percazzo. Va bene. Oh, caramella rara che insta usiamo. Mezza useless, perché sti cazzi. Cioè, dovrei in realtà vedere a chi me la tengo, dai. Ma se io esco da qua, dove spunto? Che cos'è? Dove sto? Ah, verso Memoride. Ah, è il percorso di Memoride. Holy shit, mate! Passa una cifra! Ma quanti cazzo siete, oh? Fammi esplorare un attimo. Abbatti tutto, Bidoff. Abbatti, abbatti. Ah, vedi, tu tagli qua e vai a Memoride. E qua arrivi a Memoride, certo. La strada che era bloccata l'altra volta, perché ovviamente non potevo... Non c'avevamo Spaccaroccia, ma non è che era bloccata. Vedi che c'è ancora quello Scala Sborna. Devo capire... Me l'avete detto dove si prende Scala Cose, però non l'ho... Non me lo ricordo. Sono forte, sono forte, sono forte, sono forte, sono forte, sono forte, sono forte. Ma lo sono davvero? No, sono forte, sono forte. Ma è matto? Ma chi è? Mi ha elettrizzato. Capirei che cosa stavo facendo quando vedrai questa MT. MT77 Dark Polo Gang? Mazzettata sotto ai denti mi sa che è questa, Lascia che ti spieghi come funziona. Poniamo che il tuo avversario aumenti la propria difesa, ma non me ne frega niente. Psicamisù. Non voglio leggere. Dopo che mi hai detto Psicamisù, non voglio leggere. Ma che serve questa qua, scusa? Per metterla dove? Boh, non ci interessa. Vabbè, allora, rientriamo. Mo che ci siamo fatti gli allenatori, siamo un po' allenati. Sposta, 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 sposta. Ok, perfetto. Vola, 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 vola. E entriamo all'interno qui, che probabilmente poi Oh, merda. Serviva scacciabruma. Lo sai che ti dico? Sti cazzi. Noi andiamo avanti uguale. Andiamo avanti nella nebbia, sì. Questa ma che è? Oh, camera mia sabato sera. Vabbè, ultra palla. Dovremmo essere abbastanza bravi a gestire sta cosa. No, sinceramente c'è in caso. Ok, allora studiamo, studiamo, studiamo. Studiamo, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Una volta che elimino scacciabruma, oh, pazzesco. Ma chi è? Un allenatore? Ah no, è un sasso. Holy shit, non si capisce un cazzo. Sabbia soffice. Qui si sale, Si scende e si sale, Dio maiale. Monte Corona. Ma invece di andare qua, se io faccio questo, cioè vado giù e utilizzo surf, vedi che c'è del ciottame. Creta luce. Creta menchi. Allora, riutilizza. Vedi, lì si può salire. Ho altri oggettopoli. Qua c'è altro forse. Cos'è quella palla lì sopra? Un'altra forza. Cadrò che non si capisce un cazzo. Madonna santa di Dio. Vorrei un attimo proseguire sotto. Magari c'è qualcos'altro. Non me la racconta giusta il luogo, Quella sopra come ci si arriva? Vedi che là c'è altra roba. Come cazzo ci arrivo? Lì sopra. Ah, da qua. Ah, da qua, da qua, da qua, da qua. Allora, vediamo in fondo che oggetto è. Tanto sarà completamente inutile, lo sappiamo, no? Lo sappiamo che sarà completamente useless. Ricarica totale, totale, frate. Beh, in realtà penso che se potremo da a sto punto. E continuiamo verso lo sdrogheggiante posto. Dov'era? Dov'era lo sdrogo? Qui? Sì, era sdrogheggiando. Verso sud. Sdrogheggiando verso sud. Let's go! Vediamo un po'. Ok, ingresso anico. Lì è all'inferno, qui è il paradiso. Andiamo prima all'inferno. Ok. Gelo mai. Che figata. Ok, usciamo dall'inferno e entriamo nel paradiso. Sicuro usciamo e c'è Finanza che ci dice Ciro. Punto esclamativo sulla testa. No, nel chilling. Wow. Ma che bella l'ambientazione con la neve. Oddio, sono emozionato, sento un bambino. Wow, meraviglioso. Ma guarda, c'è anche la neve grossa in cui non puoi correre. Quella sta con gli sci, ma che dici? Ma guardalo.
Un freestyler. Ma è bellissima sta zona. Ma che è la zona migliore dei Pokémon? Aspetta, che prima passiamo giù. Aspetta un attimo. Fammi passare prima giù. Voglio vedere che ci sta. Poi vediamo anche che Pokémon ci sono, eh. Qua non posso proprio correre, eh. Va bene, va bene. È un posto gigantesco, ok? Guarda quanto stilano questi con gli sci. Allora, oh, piccola casetta in Canada. Baita neve fresca, un letto caldo e poco più. Ah, posso sicuramente riposare. Fammi riposare, bro. Tu mi dai amo gigante. Questa baita è un po' malmessa. Ok, va bene. Boss, 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 boss. Allora, va bene, andiamosene. Piccolo Poké Center. Io adesso sono sicuro che sto andando verso l'alto. Esatto, però aspetta, perché questa è sicuramente la strada giusta. Però prima di andare verso la strada giusta, finiamo di esplorare. Perché mica abbiamo finito, eh. Tipo l'ansia passa lì, peccato. Però qua sì. Lì no, lì non posso salire. Lì non posso salire, mi serve scala sbugolod. Questo cos'è? Revitalizzante, va bene. Allora, mo non mi ricordo se dell'asse poteva andare. Vedi, no, lì sopra non si può. Eh sì. No, non si può fare niente. Ok, quindi ci dobbiamo ricordare che qua ci dobbiamo tornare quando abbiamo la mossa per scalare le rocce. Allora, vediamo un po' di proseguire. Sicuramente siamo già arrivati in realtà, secondo me, perché la difficoltà. Oh, chi è? No, è Camilla, è la... Oddio, imperversa una tempesta. Ah, Marzia. Non è che per caso stai andando a Nevepoli? Boh, dici? Usando la mossa volo ci potrei arrivare all'istante, ma cammino per allenarmi. Cazzi tuoi. Sono abituato al freddo perché giro scalza e con vestiti leggeri. Sei pazza nel cervello. Devo darti un premio e ciù. Eccoci, Covid. Covid. Sii prudente, va benissimo, Marzia. Non ti preoccupare. Non so perché mi hai detto questa cosa, ma sta nevicando imperversamente. Cos'è questa landa desolata di bianco? Che cazzo è? Sembra tipo una classica discoteca a Milano. Una qualsiasi discoteca milanese. Sì, no, qui siamo all'Hollywood. Ma quanta roba, guarda, ci sono... Oh, ma da dove è spuntato? Cioè, tu stai nascosto sotto la neve per combattere con Golbat e hai un Pokémon solo, bro. Madonna santa. Sta cazzo de grandine, oh. Via dai coglioni, per favore, via, via, via. Matteo si chiamava? Ma io non ci capisco un cazzo, raga. Fammi vedere se ci poi c'è qualcosa di nascosto da qualche parte. No, zero, zero carbonella. Allora, io direi di proseguire senza problemi. Insomma, senza problemi. Senza problemi è un eufemismo, come direbbero le persone intelligenti. Cammina, fratello, ti prego. Bro, ma che succede? Ma quanto è lungo questo coso? Ma stai a scherzare, frate? Pokéball. Pokéball, ma quella è una casa grandine, ma va? Scala roccia! Holy shit, completamente a caso! Importantissimo! Però non posso usarla. Dimmi che Bidoff... No, Bidoff non è capace, ma è capace Danny. Perfetto. Va benissimo. Danny e Bidoff sono i nostri due schiavi per le MN, diciamo, importanti, ma che non sono tipo surf e volo come mosse, capito? Ok, tu mi darai un amo. Mentre mi trovavo nel mezzo di una bufera mi è caduta una MN. L'ho trovata, l'ho trovata. L'avevo già data persa e tu l'hai trovata. È tua ora. Ma già l'ho insegnata, fratente. Preoccupa. Accetta questo regalo. L'astragelo. Tutte lastre, sì. Due forgiarono la materia e tre lo spirito, dando vita al mondo. Maledetti Pokémon leggendari. Non me ne intendo, ma sembra avere origini antiche, sì, bro. Scala roccia è importantissimo, eh. Allora, velocizziamo e let's go. Proseguiamo verso, boh, un po' a destra, un po' a dritto, un po' a sinistra, giusto per... Oddio, ma è un freestyler. Ci sono un sacco di oggetti nascosti. Natta caramella rara, ce ne abbiamo due. Altra casetta. Entriamo in casetta. Vediamo chi c'è. Una donna, una persona, una visita insolita. È pieno di gente fuori. Un regalo. Spettro targa. Oh no, non posso incurare ancora la locale. Vabbè, proseguiamo. Tanto ormai dovremmo essere praticamente arrivati. Ma dove si va? Oh, ah, di qua. Di qua, di qua, di qua. Trovato la strada, ragazzi. Madonna, che fatica. Oh, che fatica, che fatica. Largo Arguzia. Lago, non largo. Ci siamo. Siamo arrivati. Non ce la faccio più. Ah, raga, mi sta a far male la testa con tutto sto bianco. Oh mio Dio. Cioè, guarda la differenza. Ha smesso di nevicare. C'è una tempesta. Poi vai qua. Boh, niente. Ma che è? Oh no, finanza. Ehi, Ciro, finalmente sei qui. Che lentezza, sei una lumaca. Vedi come sono grumose le rocce? Non potrei scalarle finché non avrei ottenuto la medaglia. Lo so, bro, lo so, immaginavo. E se ne va, così. Ci dice questa indicazione e va via. Madonna, che ansia, raga. Io tengo la velocità perché ci mette veramente 8 ore, eh. Ma quanto è grosso, non torna. Mi sta mettendo ansia questa parte. Che fatica, che fatica. Che fatica con l'ortica. Dai, muoviti. Ok, un battello. Fammi salvare prima di tutto. Ma sono alla città, cioè, sono arrivato? Credo. Ragazzi, una fatica immensa, non potete capire. Holy shit. Allora, ancora oggetti nella neve. Ultrapalla. Ma quante ultrapalle? Ma questo. Ma qua posso usarla? No, perché c'è la neve. Che palle. Ma questo dove porta? Un allenatore che abbia ottenuto riconoscimento dalla Lega Pokémon. Non vedo l'ora di avere uno a bordo con me. Ah, ok. Quindi quando vinciamo la Lega Pokémon andiamo qui. E dove ci porta il ragazzo? Tu che vuoi? In questa città innevata si gela sempre. Ma gli animi dei Pokémon allenatori risplendono di luce e calore. Vabbè, stai sì. Ok, let's go. Eccoci finalmente. Ah, subito così. Ah, proprio in mezzo. Ah, ma è in un bosco. Bellissimo. Oddio, ma tu? Marzia, sei qui per sfidare il cavolestra? Sì. Spero di vedere Bianca presto, ma prima devo riscaldarmi per bene. Sappi che Bianca usa Pokémon ghiaccio. Sarà una cazzata clamorosa vincere, allora. La tua sciarpa ha l'aria di essere calda e morbida. Ne vorrei una anch'io. La mia sciarpa? Io non ho una sciarpa. Il mio pene, vorrei dire. Questa mi darà sciarpa. Sicuro, lui mi dà sciarpa. Vuoi sapere una parolona trendy? Mio Dio, ho paura. Quello che devi dire è...
Gommage è una parolona molto trendy. Se sei arrivato fino a questo punto nel video, commenta scrivendo Gommage. Dammi dei cocci e insegnerò una mossa. Ci stai? Vabbè. Quale Pokémon scegli? Rivediamo Jolteon. Qualcuno di questi è utile? Magari Comete? Vabbè, fatemi sapere. Let's go, possiamo uscire. Dio, mi piacerebbe fare una visitina al tempio, ma solo gli allenatori forti hanno il permesso di entrare. Quindi c'è un tempio. C'è un cazzo di tempio e sicuramente ci potremmo entrare dopo aver battuto la capopalestra. Non è che per caso è un Pokémon di nome Medicham? No. Ti andrebbe di scambiarlo con Haunter? No, perché già lo posseggo Haunter, mi sa. Posso farvi una domanda? Ma scusa un attimo, ma se lei mi dà Haunter si evolve in Gengar? Perché tecnicamente è uno scambio. Ma raga, è uno scambio. Vabbè, fatemi sapere che potrebbe essere huge. Allora, sicuramente andando avanti. Esatto, cos'è il tempio questo? Solo i prescelti possono entrare nel tempio. Tu non puoi entrare, ma solo perché ancora non ho rotto il culo alla puttana? Posso fare una domanda? Ma scusa, ma io sono venuto qua per andare al lago. Ma come cazzo ci arrivo al lago? Ma il lago è prima. Ah, ok, quindi devo. Mi sa che quello che va fatto a questo punto, che secondo me sarà una cazzata, ripeto, battere la capopalestra, poter utilizzare scala sboccia. Dopo che utilizzi scala sboccia puoi andare al lago, ti fanno entrare nel tempio e prosegui. Secondo me questo è il modo giusto che abbiamo di proseguire, ma lo faremo nell'episodio di sabato. Sabato la prima cosa che faremo sarà affrontare la palestra, la seconda cosa che faremo sarà proseguire. Io vi ringrazio, grazie mille a tutti per essere stati qui con me anche oggi. Noi ci vediamo giovedì con un video non di Pokémon. Uscirà un altro video, non so ancora cosa, ma uscirà. Questa settimana, come ho detto, solo due video di Pokémon perché sono in vacanza e farne tre era impossibile. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao raga, è stato un piacere, un bacetto, ciao.